Giuseppe Nigrelli, cosa stiamo preparando? Stiamo preparando un cestino di arancio, un guscio d'arancio con la mousse di barbabietola in crema, ricoperta, poi servita con dei gamberetti allo zafferano sopra. Che tipo di cucina si fa, Joseph? Qual è la sua filosofia? Ma è una cucina medio-alta, italiana, con un po' di esotico dentro, perché mi piace moltissimo. Io arrivo da una scuola anche della Tunisia, con genitori, mamma africana, papà siciliano, un po'... Chiamiamo la cucina mediterranea. Digeribile, leggera, buona. Sì, leggera, digeribile, non pesante, che va bene a tutti i gusti, con un po' di tocco di raffinerità, un po' di gusti. Penso che sia una cucina... La gente non si è mai lamentata, diciamo. È uscita poca roba, sostanziosa, però è uscita molto contenta, soddisfatta. Ha assaggiato gusti un po' particolari, che non è una cucina che si trova tutti i giorni, via. Bene, grazie Giuseppe. Adesso andiamo ad assaggiarla. Chef, che questa sera si è presentato con un ventaglio di saponi. Grazie, io vorrei anche Tim Palma qui con noi, il personale di sala, per favore. Un grande applauso a questi ragazzi che hanno lavorato molto molto bene. Ci hanno fatto sentire a casa in un locale piacevole, moderno, simpatico. Ecco, Giuseppe, che tipo di cucina hai voluto esprimere questa sera? Ideale per questo locale. Semplice, penso che sia stato sufficiente quello che avete visto, non posso giudicarlo. Grande materia prima, stagionalità, piatti semplici ma simpatici. Grazie Giuseppe. Allora, Cristina, per favore, il nostro direttore, abbiamo un bel pezzo di direttore. Grazie, veramente. Sì, ho avuto parole. Grazie, Cristina. E poi, altri nomi, via. Il rappresentante di cucina. Valerio alle spalle. Grazie Valerio. Poi abbiamo Pedro. Pedro. Ecco, invece questo signore qua. Allora, dunque, abbiamo problemi di... C'è il nostro responsabile di sala. Il responsabile di sala, persona molto importante. Ecco, allora non ricordo il nome, prego. Vincenzo, venga un attimo. No, perché Vincenzo è un buon anima di questo locale, è barman, fa il cocktail benissimo, ci ha servito lo champagne in maniera splendida. A proposito di champagne, grazie ancora a Ugo Del Petto. Ugo è una persona modesta, gentile. Grazie a tutti, davvero. Maurizio, su www.excellence-guide.tv ci sarà questa, i filmati di questa serata. Grazie di essere qui con noi. Qui c'è la cravatta sociale, c'è il PIN e c'è il diploma di socio. Grazie. Grazie.